Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo sulla Ant Farm Survival, sull'Extreme Ant Farm Survival. Allora, ho letto diversi commenti, tra cui mi hanno detto di usare il Keep Inventory. In parecchi mi avete detto di usare il Keep Inventory. E sinceramente, allora, io non lo volevo usare, però, dato che sì, è abbastanza faticosa questa serie, c'è uno scheletro che mi sciotta. Ti pareva? Adesso come ci risalgo? Là sopra, da di qua devo salire. Aia, aia, aia. Sì, probabilmente useremo il Keep Inventory, anche perché è un casino. Uccidimi, forza, uccidimi. Ciao. È un casino, perché uno sono senza spada, senza nulla, col fatto che ho perso tutto. E vabbè, vediamo se riesco non vorrei usarlo, però se ci sono magari degli oggetti che non posso più prendere, poi magari. Però vedo che il ferro si trova, il carbone si trova. Quindi magari non ho problemi. Vediamo, insomma, nel corso della puntata della serie vedremo se usare o meno il Keep Inventory. Aia, 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 aia. Dai, che non mi sciotta più, non mi sciotta più, non mi sciotta più, non mi sciotta, non mi sciotta, non mi sciotta. Ottimo. Ora tentiamo di risalire, andare su nella parte quella dove stavo io, insomma, dove ho iniziato a porre le basi della base. Gioco di parole bruttissime, Enderman che mi frega la terra. Un creeper ho sentito. Eccolo qua che mi cadono addosso, volano creeper. Allora, io dovrei salire, anche se la vedo un po' difficile attualmente, però ci proviamo, eh. Oh, dai, 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 sali. No, no, è abbastanza improbabile. Ora prenderò un po' di terra, magari salgo sopra e poi ci rivediamo appena ho finito. Ok, eccomi qua, mi sono creato una scaletta abbastanza easy per risalire, in modo tale da non dover sempre fare dei casini. Qui c'è uno zombie che tentiamo di buttare giù, ottimo. E mi vado a prendere un po' tutto quello. Poso un po' di roba, tipo i semi che mi servono. Mi faccio una spada, ce la faccio? Farmi un piccone, no, meglio un piccone, perché almeno posso prendermi dell'altra cobblestone. Intanto la cobblestone si trova a bestia. Fammi posare questo, mettiamoci questo qua. Non ho cibo, non posso neanche settarmi lo spawn. Io volevo andare. Ah, la lana! Ma siete dei grandissimi, la lana, giusto? Io perché non ci penso? Ho un casino di lava nella pixel art e non la prendo. Ma io non lo so, guarda. È giusto, posso usare quella. Infatti userò alla grande quella. Ai Pikmin, i Pikmin che mi attaccavano comunque, fotte sega perché uno, due e tre pezzi di lana e mi ci faccio il letto. Perché io non ci pensi le cose, madonna? Fammi rompere questi di gravel che mi danno un po' fastidio, ok. Come faccio così? Ok, ottimo. Posso prendermi del carbone, però faremo tutto successivamente. Adesso la cosa più importante è prendere il letto, farmi il letto, perché almeno mi setto lo spawn qua e non devo farmi tutta la strada se muoio ogni volta. Quindi mi dai questo. No, ho legno, perfetto, ho del legno, quindi letto e dormiamo a posto. Sì, la dirt ci mettevo. Questo e due green wool. Grande! Fatto il letto, ottimo. The fuck? Ma che cazzo? No, ma vi rendete conto? Cioè, ti rendi conto? No, no, ti rendi conto? No, 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 non mi sa, non ti rendi. Te lo dico, ti rendi conto? No, 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 no! Fanculo. Mi ha rotto anche il vetro. Bavoso. Io non lo so. No, no, ma tu non hai capito. Cioè, ti rendi conto? Io ci rimango. Ma che cazzo? Hai visto? Non posso dormire. Cioè, io non posso usare il letto. Cioè, vuol dire che ogni volta, ogni fottuta volta che muoio, devo farmi tutta questa strada? Ok. Questo non l'avevo letto nelle regole, non me l'aveva detto nessuno. E un po' scombina tutti i miei piani. Perché, cazzo, io non posso fare il campo base qua. Non ti ho guardato, no, non ti ho guardato, bravissimo. Ora possiamo salire, qua c'è una scala, facciamo così, vediamo se funziona quello che ho fatto io. Sì, ok. Poi mi posso salire di qua, perfetto, ho fatto la grande scala. Ora ci iniziamo a preparare con del cibo, perché qua, ecco, mi ha sfondato mezza. Fortuna mi ha rotto la cassa. No, 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 non è vero, non ti ho guardato, che casino, boia. Allora, questo lo mandiamo giù così, eh. Aia, aia, ecco, muoio, 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 sicuro, muoio, sicuro, muoio, muoio, muoio. Come può? Io senza vita. Oh, che casino.
Ok, mori male. Vai giù! Ciao. Ottimo. Adesso iniziamo a tappezzare i torce. Non ho bone meal. Non ho delle ossa. Ok, 5 pezzi di legno vanno bene. Dai, 5 pezzi di legno. Bestia, mi ci faccio una nuova crafting table. E poi non posso farmici gli stick, però almeno la crafting table me la rifaccio. Eccola qua. Cazzo. Guarda che esplosione che ha fatto. Ok, qui ci farò la casa più o meno. Ma casa poi, casa un cazzo. Allora, cosa ci mettiamo a fare? Non ho acqua, non posso farmi lavoro. E non ho un pick, non ho un cazzo. Devo aspettare che mi crescano gli alberi, anche se con questa luce non penso crescano. Devo andarmi a prendere un altro albero. Ma con... Ah, c'è lì un albero. Ma guarda i mob. Ma guarda i mob. Allora, una spada mi serve della cobblestone. Io non posso tenere però della cobblestone. Perché non ne ho. Non me l'ha rotta nessuna. Ah, quella è lava però. È utile. Potrebbe essere utile della lava. Sì. E io non ho possibilità di prendere cobblestone. Non ho possibilità di farmi una spada. Non siamo messi bene in effetti per niente. Poi se muoio mi tocca rifare tutta la strada. Farm del cazzo. Ora io proverò a riandare. No, non venire qua. Faccio a far esplodere un creeper. Potrebbe essere un'idea. Ah, tanto qua non ci possono arrivare, ottimo. Sono solo gli scheletri che mi possono shottare. Piccone! Grande! Ottimo, grande, grande il piccone, ottimo, ottimo. Mi prendo la cobblestone, mi faccio una spada, almeno sto con qualcosa. Dopodiché, volevo farmi la O per mettere a cuocere qualcosa, ma visto non posso farla, perché mi servirebbe un altro stick e non ha la possibilità di farmelo. Spada alla mano e non dovrei subire danno, ma è abbastanza complicato non subire danno. Ah, gravel, gravel, vabbè, la riposiamo qua la gravel. Prendo un paio di pezzi di cobblestone, così di scorta, mi faccio la scorta di pezzi di cobblestone, almeno che ho un piccone, nel caso se lo perdessi avrei sempre la possibilità di farmi un po' di arsenale, anche se non ho stick, però magari quello lo risolviamo. Ora, proviamo a scendere e andare a vedere cosa c'è in quella chest. È di vitale importanza, vediamo se i pigmen più che altro mi attaccano, perché se non mi attaccano è già fattibile. Non so qua dove siamo, non lo voglio sapere. Ti prego, non mi attaccate, vi prego, vi pago, vi pago, vi pago, vi pago. No, sono incazzati come i draghi, già li vedo. Sì, Allora, facciamo una cosa intelligente. Proviamo a scendere. Fino a che non riesco a prendere la cassa. Mi colpiscono, da qui mi colpite. Cazzo, 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 cazzo. Basta un colpo, io muoio malamente. Devo soltanto riuscire a vedere cosa c'è lì dentro. Dai, ottimo. Sì, ma qui mi salgono. Così facciamo. Fanculo! Cazzo. Ok, arrivo qua e cosa ti trovo? Uno zombie e un Mr. Creeper. Mr. Creeper. Mr. Creeper. E non ho anche... Oh, che cazzo. Esplodi, esplodi. Bravo. Ora... No, ho perso il sepp... Ah, ok, me l'ha ridato. No, se no finiva male, te lo dico, finiva male. Ora lo zombie, io come lo uccido? Dato che non ho roba per prenderlo, se ho fanculo mi ha colpito, non devo perdere cuori. No, non ti ho guardato, non ti ho guardato. Shh, zitto. No, no, non ti ho guardato, non ti ho guardato, non è vero! Zombie di merda! Ha fatto anche un trick shot. Ok, non mi tanca, non mi tanca, non mi tanca, non mi tanca, mi ha perso, mi ha perso, mi ha perso, dammi la spada, dammi la spada, dammi la spada, bravissimo. Ora. Eccolo qua il bavoso, vieni, 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 mori male, ottimo. Ora. Questi devono morire tutti malamente, perché sono incazzati e li devo uccidere, per forza. Non so come, morite male, forza, venite qua, bestiacce, forza, forza, mori. Adesso così a ucciderli tutti, Con la spada di pietra mi vogliono 6 mesi. Forza, venite qua, venite qua. Ma che... Ma quanto cazzo leva? Sì, io gioco il Keep Inventory. La prossima cosa è fare un slash. Lo facciamo adesso. T-slash game rule. Keep inventory true. No, aspetta. Non ho i permessi, non posso... Ah, ok, so come fare. Open to LAN, cheats on start LAN world, slash. Ah, lo prendiamo qua. Ok, game rule has been updated. Almeno ho una possibilità di non morire malamente. Cioè, ho una possibilità di sopravvivere. Perché almeno non devo farmi sempre la stessa storia di prendermi
le varie, cioè di riprendermi gli arsenali, le spade, la roba varia, perché se no, questo è il livello di difficoltà, se mi prendo un'altra volta sono morto. E anche la cosa che mi dà fastidio è che ogni volta mi devo perdo un cosciotto. Quanti cazzo siete? Venite qua, forza, forza. Non prendola, non ci riesco. Io pensavo di ladrarmela, me la ladro, passo da sotto, passo da sotto. Non so quanto conviene, non so se anche se riesco a farcela magari. Dai, morite male, forza. No! Fanculo. E rispawno qua io per arrivare dall'altra parte. Perdo sistematicamente un cosciotto di pollo. Cioè, ok, una parte della fame. E è difficile. È un casino. Comunque adesso torno là e passiamo da sotto. Proviamo a ladrarla. Ok, perdono. Ok, tre cuori, tre cuori. Lì c'è del ferro, che non è male. Mi faccio la spada in ferro e c'è molto più OP. Comunque proviamo a ladrarla, passare da sotto e vedere cosa c'è. Sperando sia, che ne so, magari del cibo. Non dovrebbe essere male. Poi qua me la posso gestire molto meglio. Ho anche un sapling da ripiantare. Devo farmi. Mister Creeper, Mister Creeper. No, 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 no. No, 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 non va bene. Fammi fare una cosa del genere, un altro tipo di scala. Ok. Così, perfetto. Speriamo qua non ci siano cani bastardi. C'è gentaccia, no. Io potrei andare a prendere anche. C'è nessuno? Mister Kepa? No. Io potrei andarvi a prendere l'altro albero, che penso è quello che farò. Perché non so se mi basta la terra, però iniziamo a fare le basi del ponte. Molto velocemente. Perché mi aiuta veramente, veramente tanto avere della terra. Sì, della terra, dell'altro legno. Ok, non mi basta, poi metto anche i blocchi a cazzo. Comunque, sì, vabbè, ma basta prendere dell'altra terra e ci arrivo. Prendo il legno e vediamo di ladrare il dungeon per prenderci il loot almeno del primo dungeon. Il primo dungeon che ho affrontato, non so neanche se è il primo. No, no, non ti ho guardato. No, 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 ah, basta. Pensavo fosse stato. Dammi l'osso, dammi l'osso. Bravo, un osso. Un osso ci faccio crescere l'albero perché mi dà due pezzi di bone meal e una poss. No, tre. Ok, sì, dovrebbe nascere, dovrebbe crescere. E quindi significa legno e significano altri sapling, e quindi è buono, cosa buona e soprattutto giusta. Ok, iniziamo. Allora, io arriverò giù da questo lato fino a che non troverò la Netherrack. Dopodiché inizio a scavare nell'altro senso per trovare la chest, ok? Speriamo di riuscirci. Allora, questa è la parte in cui. Ok, è lo spawn, quindi devo andare uno più in qua, giustamente. Iniziare a scavare. Poi mi devo trasferire ancora uno più in qua perché sennò poi mi fanno male, mi colpiscono e io vorrei evitare. Almeno mi faccio anche una bella scorta di cobblestone, che non è male. Ogni tanto spaccheremo qualche blocco di cobblestone per vedere a che altezza siamo, siamo ancora abbastanza alti. Il piccone mi dovrebbe reggere perché questi ce la faccio abbastanza, a diversi utilizzi, questo piccone in pietra ha parecchi utilizzi, quindi alla fine ce la posso fare. E poi preso questo, speriamo sia del cibo, è la cosa più importante. Ok, gentaccia a questo livello. Gentaccia qua cioè, abbiamo. Però abbiamo finito, quindi dovrei andarmi. Allora, qua non posso aprire perché poi mi vengono giù a rompermi. Fare così. Ah, qui c'è una parte sotto. Ah, a saperlo passavo da sotto. Vediamo come si mette qua la situazione. Dammi questo. No, questo no. Più in basso dobbiamo metterlo. Peccato di usare la cobblestone, però vabbè, fotti sega. Sì, siamo a livello, cazzo, siamo a livello giusto. Un altro pezzo di cobblestone, ok, rompiamo questo. Peccato io non so e quanto sia la chest, nel senso non so se sono in posizione giusta o meno. Io potrei fare una cosa del genere, rompere questo. Va bene. Va bene. Ok, ci siamo, ho controllato il buco che ho fatto e là. Quindi 1, 2, il terzo, devo tornarmi indietro di 2 e alzarmi poi di qualche blocco. Speriamo non sbagli ancora. Ok, la gente, quindi muori male. Stai sul culo. Ottimo. Quindi 1, 2 e qua a rompere il blocco. Sì! Emerald, gli Emerald! Paurosi, posso scambiare un casino di roba. Zombie Pigman Dungeon Metal. Bam! Ecco la prima medaglia. Ora, iniziamo. 3 Golden Carrot. 8 meloni. 11 pumpkin. Ok, mangerò carne di zombie. Fatte sega mele. 10 mele. E ben 8 mele d'oro. Questo è un grandissimo loot. Un grandissimo risultato. È notevole, veramente notevole. Guardate, sono fottutamente contento. Ento!
Morite male, bestiacce. Forza, venite qua, morite. Ora porterò la dungeon, la medaglia nel coso, nello spawn. Sì, allo spawn. Prima però poso un casino di roba e iniziamo a mettere proprio le basi della base. Le basi della base è bruttissimo. Aia, 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 dove sei? Dove sei? Dove sei? Scheletro là. E sta lì, ok, me lo uccido che almeno mi prendo delle ossa. Dammi l'osso, bravo, dammi l'osso. Peccato mi ha dato le carote d'oro. Intelligente, perché? Perché io avrei potuto farmi una farm se fossero state carote normali. Peccato non posso piantare le carote d'oro. Però va bene uguale, eh? Dico, non mi lamento, non mi lamento. Ora prendo del coal, mi faccio le frecce. Anche no, non, sì, le frecce. Le torce, anche se non posso farmele perché attualmente mi manca il legno. Quindi potrei investire nuovamente questi 3 pezzi di bone meal nella creazione di questo albero, anche se è difficile perché non mi è. Sì! Sì! E andiamo. Ora riempirò tutto di torce e finiremo qua. Insomma, per questo episodio penso abbiamo preso il primo dungeon, non è male, abbiamo fatto un casino di progress, abbiamo deciso di usare il Keep Inventory perché senza è davvero dura, abbiamo preso la prima medaglia del dungeon, quindi molto buono. Ora inizierò a mettere torce dappertutto per evitare lo spawn di bestiacce, almeno qua. E poi anche se muoio, beh, fotte sega perché ho il keep inventory, quindi già molto meglio. E potremo affrontare i dungeon in maniera anche. No, 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 no. Perché poi mi tocca rifare tutta la strada e non ho voglia mai. Quindi, per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. Di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Di condividere il video su Facebook per farmi conoscere le persone. Mettete mi piace anche alla pagina di Facebook che come al solito trovate in descrizione. Vi aspetto un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!